Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Questo è un po' il mio momento confessionale, non ne facevo così tanti di video, adesso questo qua è già il secondo di fila, anche perché a quanto pare piacciono, quindi meglio così. In questi giorni, più che in questi giorni ieri, stavo guardando Facebook e sono incappato su una pagina che mi ha lasciato un po' sorpreso perché poi vi spiegherò, però la domanda che io voglio farmi è: voi paghereste per incontrare il vostro YouTuber preferito? Mi chiedevo questo proprio perché la pagina che ho visitato era una sorta di invito, un invito pubblico, ad un evento dove c'era una specie di raduno YouTube in un locale, però l'ingresso a questo locale era a pagamento e c'erano come guest star appunto questi YouTuber. È una cosa che un po' mi ha lasciato sorpreso, un po' spiazzato, un po' così, cioè, devo andare in una discoteca, in un locale, tra l'altro pomeridiana era, mi pare. Devo andare ad un locale di pomeriggio per incontrare il mio YouTuber preferito, anche se in realtà poi ne sono tanti, e per entrare devo anche pagare un ingresso, una cosa. Quindi mi ha lasciato un po' sorpreso. Ed è una cosa un po' così, cioè, voglio dire, siete degli YouTubers, non siete Tizio, Sempronio, Canio o Mario che sono usciti da un reality tipo il Grande Fratello o dalla fattoria dove per tornare in vita e dove per farvi vedere di nuovo avete spalato la merda per 5 mesi. Sì, voglio chiedervi questa domanda e tra l'altro rispondetemi poi nei commenti se voi paghereste o meno per andare a trovare il vostro YouTuber preferito, anche se io sinceramente vi direi di no. Cioè io direi di no se mi formulassero questa domanda. Anche perché ora non per vantarmi, e non, cioè non sono uno che di solito si vanta per queste cose, ho incontrato molti YouTubers nel giro degli ultimi 2 anni. E sinceramente non ho mai pagato per incontrarli. Cioè, voglio dire, siete degli YouTubers, non siete dei atleti olimpici, non siete delle guest star provenienti da Hollywood o da chissà che. Quindi mi pare un po', cioè, nonsense fare le guest star per un locale e quindi far pagare l'ingresso per incontrarti. Sei un ragazzo come tutti noi, sei una ragazza come tutti noi, magari ok, avrai un talento particolare nel fare, che ne so, giocare ai videogiochi, nel fare il make-up, nel filmare, che ne so, però siamo fra YouTubers, cioè siamo fra ragazzini, qualcuno diceva ragazzini caccolosi, quindi mi pare davvero un po' strano, cioè è un po' una sorta di mi sto elevando a un livello superiore, voi siete sotto, e quindi c'è questa specie di, non so come, star system, si può dire questo. Sostanzialmente però, diciamo, non ne faccio propriamente una colpa a chi farà la guest star in questo posto o chi si accingerà poi a fare questa cosa, perché come in ogni legge di mercato, se c'è un'offerta vuol dire che agli antipodi c'è una domanda. E quindi vuol dire che la colpa non è principalmente da dare a chi si fa pagare per farsi ricevere nei locali, ma anche a chi paga. Cioè, nel senso, se io devo incontrare un YouTuber X che parla di, non lo so, cazzi suoi dalla mattina alla sera, però io sono disposto a pagare, quindi cioè, quelli che sono dall'altra parte dicono se sì, si paga, ma intanto tu sei disposto a pagare. Quindi c'è questo conflitto. Sono ancora un po' disorientato, non so se si vede dal video, ma sono ancora un po' disorientato da questa notizia, da questa novità, da questo, non lo so, chiamatelo come vi pare. Quindi devo ancora un po' ben capire, focalizzare la cosa. Però voi comunque fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo evento, di questa nuova trovata di YouTubers che si fanno pubblicità e che probabilmente si fanno pagare, perché dubito lo faranno gratuitamente, per farsi ricevere nei locali tipo Fabrizio Corona o non lo so, quelli lì per intenderci. E basta, la chiudo qua perché sennò poi il video è lungo. Ciao!